Ah, sì. La questione che viene posta io la vorrei affrontare su diversi piani. Il primo è l'approccio che vorrei dare di carattere un po' più generale e per questo aspetto mi richiamo a una frase, a un principio che molto spesso viene scritto immediatamente sotto al simbolo del partito che rappresento, cioè dell'Italia dei Valori. Molto spesso c'è scritto dalla parte dei cittadini. Quindi, se la questione è quella di offrire un'opportunità ai cittadini di esprimere la loro opinione, non ci sono problemi, saremmo favorevoli. Però la mozione non è così semplice. Quella di consentire un referendum va bene. Noi in più occasioni abbiamo raccolto firme e ci siamo presi anche le nostre belle soddisfazioni con delle vittorie politiche attraverso lo strumento del referendum. Vittorie politiche molto importanti, ricordo quella del nucleare, quella contro il nucleare, quella dell'acqua pubblica e via dicendo, quando nessuno o pochissimi ci davano una mano. Quindi ben venga qualsiasi opportunità che attraverso uno strumento previsto dalla legislazione, sia dalla Costituzione, sia dalle leggi, sia anche da una legislazione di carattere più ampio ancora, quindi dal punto di vista internazionale, che viene richiamata anche nel testo della mozione. Quindi ben venga qualsiasi opportunità che si dà ai cittadini di esprimere la loro volontà politica. Magari questa volontà politica venisse rispettata un po' più spesso. Io, vabbè, non voglio divagare, ma insomma penso a recenti elezioni politiche che poi hanno visto smentite quelle che erano le premesse elettorali, ma non vorrei spostare il discorso. Il proponente, il consigliere Cattaneo, nella sua illustrazione ha già preannunciato alcune modifiche al testo. Una peraltro quella dell'eliminazione del punto 2, che sarebbe stata una mia richiesta se non lo avesse fatto lui di sua spontanea volontà. Un altro aspetto che, se non ho capito male, viene corretto è la dicitura popolo lombardo che viene sostituito da popolazione della Lombardia. Suppongo che questo avvenga anche nel titolo, ovviamente, ovviamente. E però a questo punto io mi blocco, perché certo è bello che in questo Consiglio si parli di temi importanti, di ampio respiro e quant'altro, però se si va a trattare una materia che riguarda la popolazione della Lombardia, beh, noi abbiamo competenze sulla popolazione della provincia di Milano. Quindi se dobbiamo fare un testo in cui si parla di provincia di Milano, ben venga. Se andiamo oltre, allora io o mi sono distratto, non credo, ma mi risulta che ci sia un consiglio regionale, ci sia un presidente della regione Lombardia. E sempre se non mi sono distratto, mi pare che un certo Maroni sia dello stesso colore politico, dello stesso partito di chi presenta questa mozione. Addirittura nel punto 9 del testo si dice: spetta quindi al Consiglio regionale della Lombardia accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del popolo lombardo in ordine alla propria autodeterminazione anche sino all'indipendenza. Ma allora noi? Perché noi dobbiamo metterci o sostituirci al Consiglio regionale della Lombardia, se voi,
governate la Lombardia. Voi siete nella maggioranza del governo della Lombardia, avete il presidente della regione Lombardia, perché dovete farlo andare a discutere ai consigli provinciali? Quindi io ribadisco dal punto di vista generale l'assoluto, come dire, favore ad offrire l'opportunità alla popolazione della regione Lombardia di arrivare ad un referendum in cui si esprima la volontà dei cittadini della Lombardia, e non vado oltre a dire quello che potrebbe essere il pensiero o il voto in quel frangente. Ma non sta a noi, lo dite voi, lo scrivete voi in questo testo. È competenza del Consiglio regionale della Lombardia, quindi va bene. Va bene, rispetto per il collega che ha voluto porre la questione anche in questa sede istituzionale, ci mancherebbe. Però, a mio modo di vedere, e la richiesta che vado a fare è figlia di questa considerazione, posta la questione, appurato che nello stesso testo della mozione si dice che la competenza è del Consiglio regionale della Lombardia, abbiamo posto la questione, abbiamo dato come dire, l'input, se vogliamo, a chi ne ha la competenza, stop, ritiriamo la mozione, tutti felici e contenti, se ne occupi il Consiglio regionale della Lombardia che ne ha la competenza. Quindi la mia richiesta, se non fosse chiaro, è di ritirare la mozione. Grazie.